Buona giornata. Siamo a oggi venerdì, Venerdì Santo. Buona giornata a tutti. E davanti a noi oggi c'è la croce, o meglio c'è il crocifisso. Il Signore viene posto in croce ed è lì, davanti a noi. La croce non è più un patibolo vuoto, ma è stato inchiodato alla croce il Signore. La croce è un patibolo, è uno strumento terribile di morte che veniva inflitto dai romani e prima di loro da altri popoli alle persone che venivano considerate abiette, non degne di dignità. Un cittadino romano non veniva messo in croce. Persone che quindi erano degne soltanto di disprezzo. E Gesù è messo in croce. E l'operazione è di atroci dolori. È un patibolo la croce. Noi l'abbiamo come un fatto consueto nelle nostre case. La teniamo addosso con nonchalance, ma la croce è veramente scandalosa. E questo è il segno che Dio ha scelto per essere accanto a noi. La croce è la sua gloria. La gloria per noi rischia di essere qualcosa di pomposo, spesso si confonde con la vana gloria. Nella Bibbia la gloria è l'espressione della persona, è la persona che si manifesta per quello che è, per quello che fa e per quello che è la sua missione. Allora la gloria di Dio è la croce. Vuol dire che Lui è venuto per offrire la sua vita per noi, per offrirla fino al punto di morire. La croce quindi è espressione dell'amore. Non per niente Gesù si lascia dire re nel momento in cui viene messo in croce. È una regalità la sua che significa dare la vita. Ma nello stesso tempo diventa il suo trono. Lui è re. E qual è il suo trono? La croce, appunto. Ma è anche l'altare dove il Signore offre se stesso in sacrificio per il bene di tutta l'umanità, per la salvezza di tutti. Come nel Tempio di Gerusalemme venivano offerti sacrifici. E nello stesso momento è anche la vittima di questo sacrificio. Non c'è più un capro, un bue, un agnello. Ma è Lui, è l'agnello pasquale, che si dà come sacrificio per la nostra salvezza. E nello stesso tempo è il sacerdote, colui che offre se stesso per noi. La croce allora, gloria, segno della regalità, trono, altare, sacerdozio e sacrificio, racchiuse, se volete, nell'immagine crudele del colpo di grazia che viene dato a Gesù. Quando cioè il centurione dal basso verso l'alto infligge la sua lancia nel costato di Gesù e lì esce sangue ed acqua. Sangue ed acqua che sono segno della vita totalmente offerta fino all'ultima goccia, ma anche segno del battesimo e segno dell'Eucaristia. La fonte e il culmine della nostra vita cristiana. Per questo noi celebriamo il Venerdì Santo, la passione del Signore, che arriverà a quel culmine. E come la celebriamo? La celebriamo attraverso una grande liturgia della parola. Ci sono le letture dell'Antico, del Nuovo Testamento, poi la grande passione, secondo il Vangelo di Giovanni. Leggiamola insieme alle persone che ci stanno, invitiamola, leggiamola per nostro conto. Ma vorrei tornare di nuovo sulla croce. La croce così come noi la intendiamo e così come di fatto era, è composta di una parte verticale, un palo piantato solidamente per terra che guarda in alto. È certamente l'immagine della divinità di Cristo. Come dicevo prima,
della sua vita offerta. Ma poi c'è un altro palo orizzontale, quello che spalla ai condannati a morte. È segno dell'umanità questa versione, questa visione orizzontale, ma è anche segno delle braccia del Signore stese sulla croce per abbracciare l'umanità intera. Per questo nella liturgia del Venerdì Santo, così spoglia, senza nessun segno, diciamo, eclatante, forte, si fa la preghiera universale. Una preghiera nella quale si prega per tutti. Sono 10 grandi intenzioni di preghiera. Quest'anno ne aggiungeremo una, perché pregheremo per le persone colpite da questo morbo, pregheremo per le loro famiglie, pregheremo per gli operatori sanitari e per chi attraverso il loro lavoro, il proprio lavoro, rende possibile questa convivenza odierna, così limitata e così strana. Pregheremo allora per le cassiere dei supermercati, per chi ci tiene aperti i negozi, per i farmacisti, pregheremo per le forze dell'ordine, per i servizi essenziali, pregheremo per tutti. Allora, carissimi amici, fermiamoci in questo giorno. È un giorno veramente di grande dolore, ma anche tanto, tanto importante. Vorrei allora che mettessimo la nostra attenzione su alcuni gesti che facciamo quotidianamente. Innanzitutto, lo spero che sia quotidiano, il segno della croce. Ecco, la croce l'abbiamo vista stagliarsi nel Giovedì Santo, eretta con Cristo crocifisso oggi. Quando facciamo questo segno della croce, facciamolo sempre bene, in modo sereno, franco e, se volete, anche umilmente solenne. Ci ricorda proprio il Signore che dà la vita per noi. Ci ricorda la dimensione verticale dell'offerta a Dio della sua vita, la dimensione orizzontale, l'umanità di Cristo. Ci ricorda le braccia del Signore che sono aperte per tutto il mondo. Facciamolo bene. Abbiamo cura, se non l'abbiamo, ma certamente c'è, di mettere e di dare un posto significativo alla croce nelle nostre case. E se l'abbiamo un po' dimenticata, riprendiamola fuori, mettiamola anche a un posto per noi significativo dove cerchiamo di pregare. Vedete, quella croce è il segno dell'amore del Signore per noi e nello stesso tempo del tentativo che noi abbiamo di amare gli altri. Il Signore in croce ci ama totalmente, dà tutto se stesso per noi e il nostro voler bene. Penso in particolare agli sposi, l'uno per l'altro. È un amore, quello del Signore, esclusivo, ma che non esclude nessuno. Esclusivo vuol dire che il Signore vuole bene a me in un modo unico, ma nello stesso tempo, in un modo unico, vuole bene a tutti. E come vedete fa una mamma che ha più figli. Vuole bene ad ognuno in un modo unico, ma vuole bene in un modo unico a tutti. Così fa il Signore. Poi l'amore, la croce è segno di un amore fedele. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, fino alla morte di croce. Pietro è scappato via, Giuda l'ha tradito, gli altri sono spariti. Il Signore ci ha amato fino alla morte di croce. E poi è un amore fecondo, perché nel momento in cui Gesù è in croce sembra l'uomo fallito, quello che non può fare più niente, perché è morto, perché diranno i suoi nemici, l'abbiamo ucciso, ci abbiamo messo una pietra sopra, ma è proprio sulla croce che lui ci salva. Ed è veramente questo un amore fecondo. Ecco amici, viviamo bene questo Venerdì Santo, non lo vivremo neanche questo nelle nostre chiese, viviamolo nelle nostre case. E abbiamo il coraggio di proporlo alle persone che sono in casa con noi. E se ci dicono di no,
viviamolo bene in questa lettura della passione e anche in questa contemplazione della croce. Stacchiamola dal muro se c'è bisogno, mettiamola davanti a noi e diciamo: veramente Lui non ci ha amati per scherzo, ci ha voluto bene fino alla croce.